un buongiorno a tutti voi, davvero amici da casa che ogni giorno ci seguite con fedeltà per scoprire le storie, le notizie che arrivano dal mondo delle imprese. E la storia di oggi arriva da Treviso, dal territorio di Treviso, con il mondo del cibo, il mondo del mangiar sano, raccontato da un'azienda che si chiama Scodro. È con noi Luca Perozzo Briani. Buongiorno, Grazie a lei grazie a per voi. essere in nostra compagnia quest'oggi. Punto forte, punto diciamo focale è la vostra storia ultracentenaria. Direi di sì, perché la nostra azienda fonda le primissime radici nel 1899, quando il nonno materno, Nagger Scodro per l'appunto, rilevò una piccola attività di generi alimentari in un piccolino paese, in un piccolo paesino della provincia di Treviso, Santa Lucia di Piave. Da lì poi, nell'immediato dopoguerra, la trasformò in una vera e propria attività commerciale basata sulla vendita all'ingrosso di prodotti alimentari. Io Certo. rappresento la terza generazione di questa storia familiare. Ho rilevato l'azienda dalla mamma e da mio fratello, con i quali sono stato però in società per alcuni anni. Negli ultimi anni ho deciso di proseguire questa avventura, diciamo, tra virgolette, da solo. Da solo, in solitaria per così dire. Questa navigazione che vi ha portati così lontano e a raggiungere dei risultati così importanti. Però Sobriani, i prodotti, quali sono i prodotti che vi vedono protagonisti? Principalmente l'Italia in assoluto. A noi piace il nostro territorio e tutte le specialità che tutta l'Italia è in grado di offrire. Abbiamo tante regioni che godono di diverse fasce climatiche, pertanto possiamo attingere veramente a una quantità di prodotti diversificati e tutti diversi tra loro. Quindi la nostra attenzione è ovviamente dedicata al prodotto italiano, però anche con un'attenzione a ciò che ci viene proposto dall'estero, perché comunque anche la Francia, per esempio, ha un'innumerevole quantità di formaggi che noi utilizziamo per completare appunto la Certo, nostra gamma. la vostra gamma. L'iter della lavorazione qual è? Allora, noi siamo specializzati nella ricerca del prodotto, nell'acquisto e successivamente nella distribuzione capillare sul territorio, principalmente Triveneto, dove troviamo la nostra principale forza, che è quella appunto di distribuire capillarmente in maniera costante ogni giorno il prodotto fresco. C'è una formazione prevista per i vostri Beh, collaboratori? assolutamente sì, direi che è fondamentale la formazione, perché nonostante spesso e volentieri ci interloquiamo con persone che già masticano questo argomento e che parlano di salumi di formaggi ogni giorno, però comunque è importante la formazione perché ci permette di affiatarli all'interno della nostra organizzazione e quindi di creare un gruppo di lavoro che funzioni bene, che collabori in maniera organica e Organica, perfetta. certo, come un unico Ecco, a noi piace chiamarci una orchestra, piccola famiglia, nel famiglia. senso Certo. che siamo tutti a contatto l'uno con l'altro. È prevista una crescita, un'espansione per il futuro, per la Le Scodro? nostre idee chiaramente sì, sono quelle di sviluppare costantemente l'azienda, tenendo ben presente però anche la criticità di questo momento economico che non ci permette di fare grossi passi in avanti, ci permette di crescere quotidianamente, step by step, questo Giusto. sicuramente sì. Grazie a Scodro, allora Luca Perozzo Briani per essere stato con noi. Domani Grazie. mattina, come la storia di Scodro, come l'eccellenza di Scodro, ci sarà un altro volto, altri volti a raccontarci il loro identikit, i loro segreti per una nuova giornata in pole position.